Bentornati a tutti sul mio canale, torno quest'oggi con una nuova serie chiamata Abnis Hotel, non so pronunciare le cose, che mi hanno detto essere molto bella, per cui mentre aspetto che Demon Slayer riparta, ci intratteniamo intanto con questa nuova serie. Da quello che so è una serie animata musical, credo, e ha fatto abbastanza successo, per cui boh, non so cosa pensare, non riesco minimamente a immaginare di cosa si tratti, per cui andiamo subito a vederla. E mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E nulla, guardiamo questa nuova serie e speriamo che sia bella. Già vi dico che io vado matta per i musical, quindi se è una cosa del genere potrei impazzire. C'era una volta una città radiosa protetta da cancelli dorati, conosciuta come Paradiso, governata da esseri di pura luce. C'era Lucifero, un sognatore, con luminose idee per il creato. Ma dai vecchi saggi del Paradiso era visto come un provocatore e consideravano il suo modo di pensare pericoloso per l'ordine paradisiaco. Dalla polvere della terra crearono Adamo e Lilith, pari in tutto in quanto primi del genere umano. Ma Adamo pretendeva il comando. Lilith rifiutava di sottomettersi. Lucifero, attratto dalla fiera indipendenza di lei, la trovò e i due sognatori ribelli Ok, si la storia innamorarono classica. perdutamente. Insieme bramavano di condividere la magia del libero arbitrio con l'umanità e offrirono il frutto della conoscenza alla nuova moglie di Adamo, Eva. Ma il dono celava una maledizione. Con quell'atto di disobbedienza, il male riuscì a insinuarsi sulla terra. Arrivò un regno di oscurità e peccato. L'ordine che il paradiso aveva difeso fu per sempre infranto. Il paradiso gettò Lucifero e la sua amata nella fossa oscura creata dal male. A Lucifero non fu più permesso di vedere il buono nell'umana gente, ma solo la sua crudeltà e malvagità. Confuso, Lucifero perse la sua capacità di sognare. Invece Lilith prosperava dando forza al genere demoniaco con la sua voce e i suoi canti. Cioè, Eva si trovava da cresceva e Dio cresceva anche Lilith in potere. all'inferno. Il Da paradiso Dio. considerò questo una minaccia e prese una decisione spietata. Ogni anno avrebbe mandato negli inferi un esercito per lo sterminio. Così l'inferno, con i suoi peccatori, non avrebbe mai avuto i numeri e la forza per ribellarsi. Ma la speranza di Lilith non si spense. Il suo sogno fu tramandato alla sua preziosa figlia, la principessa Questa mi mancava. dell'inferno. Non Ok, quindi la preoccuparti, protagonista è la figlia di sarà Lilith il e finale. Lucifero. Charlie. Cazzo, hai Un sentito personaggio non ha tutto? nulla, Sì, praticamente. ero proprio lì. Sono alquanto nervosa dopo lo sterminio. Questa storia aiuta. Lo so, tranquilla, mi piace la tua teatralità. Sta bene, stavo pensando, sai, i ricordi di famiglia. Non hai ancora notizie di tua madre? Più o meno quanto è passato? Non così tanto, sono 7 anni che girovaga a fare qualcosa di importante, ne sono certa. Ma a questo regno lei ci teneva davvero molto. Io ci tengo davvero molto. Beh, almeno non sei sola. Mi auguro che quello che cerco di fare qui funzioni. Funzionerà. Io ho fede in te. Coraggio, È una specie andiamo. di gatto. Alastor vuole farci vedere una cosa. Beh, ciao a te, peccatore perduto. Ti piace il sangue, la violenza e la depravazione di natura sessuale? Ma che ne diresti se io ti dicessi che c'è un posto dove alloggiare che non ha nulla di perverso? Benvenuto all'Abin Hotel, una deviata via per la redenzione, inaugurato 5 giorni fa dalla delirante figlia di Lucifero, Charlie Stella del Una Mattino. deviata via per la Però il tuo redenzione. destino nelle sue mani inesperte, mentre lei cerca di risolvere i suoi irrisolti con Papino redimendo te. Qui offriamo giochi giocosi, un personale attento, solerte e tonico. E una All'anima. disinfestazione cimici H24, camere concessi personali e una hall oltremodo trasandata. Goditi una conversazione brillante con il nostro additato ospite. Wow! Camere concesse personali. Wow, che lusso. Tutto questo e tanto di più all'Aspin Hotel. Il tuo ultimo disperato tentativo di redenzione inizia da qui. Con permesso, che cazzo di roba è? Ah, sì, appuntino. Grazie molte per averlo fatto, sul serio. Una favola? Ma tono è un po' fuori tono. Ci piacerebbe che tutti abbiano voglia di venire qui. Questa cosa lo fa apparire una Merda. Quello che volevi dire è merda. Strano, io avrei detto esilarante. Ma non spiega affatto il modo in cui stiamo cercando di salvare i demoni dallo sterminio, che è il nostro goal, cazzo! Beh, mia cara, sono
sono fermo all'inferno da un po' di tempo e tutti, dico tutti, mi ricordano per il mio programma alla radio, che in fondo è il mezzo più appropriato per esprimermi. C'è una voce che sembra sempre che sta andando in onda. Una pubblicità da scatola con foto. Così mi sono sbizzarrito. Sbizzarrito? Ti sei sbizzarrito? Beh, non vogliamo essere rappresentati in un modo bizzarro. Chi verrebbe in un posto che un signore supremo come te ritiene una perdita di tempo? Se volete girare uno spot, vi suggerisco di sfruttare il sensuale talento e celebrità che avete proprio qui. Angel, tu sei una porno star. Star, star del porno. I peccatori più arrapati butteranno giù i muri a rondellate per entrare? Noi un porno come spot non lo giriamo. Perché no? Il sasso vende, tira. Filmate me che ci do dentro con il signor belle parole con la voce radio da paura e sarete subito inondati da dannati desiderosi di alloggiare in questo strampalato hotel. Ah ah, ti piacerebbe? In fondo siamo all'inferno. Angel, apprezzo non è che una tu brutta idea. Le... Sul serio, io non voglio sfruttarti e abusare di te. No, ti prego, baby. Questo corpo è fatto per essere sfruttato. Ho le braccia, la resistenza, ho le gambe, ho la capacità polmonare. Ho le gambe! Non perdere il filo. Torno subito. Potrei elencare tutta la notte, baby. Se faccio la radio sclerata è così potente, allora perché non costringe le anime a rimanere qui? Oh, fidati di me, le costringo. Perché credete che io resti qui? Pensate che me ne starei a pulire bottiglie ad ascoltare voi coglioni che rompete e frignate in eterno se non mi costringesse lui? Io adoro essere costretta. Tienilo per te, Nif. Micio, non ti piace stare qui con me, Buffy Miao Miao? Chiamami ancora Buffy Miao Miao e ti ficco la bottiglia in fondo alla gola. Delicato. Gola profonda, continua a parlare zezza. Siamo all'inferno, tesorucci. Siamo il capolinea, vero? Beh, magari non è per forza così, nessuno ne è mai uscito, ma non significa che non sia possibile. Importante è continuare a dormire qui senza pagare l'affitto. Il crack è aumentato? Tutto il resto non mi interessa. Oh, come posso? Sì, sì, vengo lì immediatamente. Sì! Che c'è? Ha bisogno dell'approvazione del papino? Papà mi ha chiamata per dirmi che il capo dell'esercito degli angeli vuole un incontro. Ha chiesto se io ci posso andare al posto suo, capito? Ma lo sterminio. Giusto un pochino. È avvenuto. Cosa potrebbero volere così presto? Si dopo? Può fare. Posso Cantalo. Riuscire. So che il cielo mi ascolterà. Charlie, aspetta. Non accetto di fallire. È una grande opportunità. È solo un incontro. E scoprirò se un angelo può capirmi. Forse sì. Come la vedo male? Andrà bene, Vaghi. Io lo so già. Perché oggi qui all'inferno ci sarà felicità. È meglio non cantare per loro. La Troia è troppo presa dalla canzone. Lei sta... Sì, sta ballando. È stupendo ammirare la vita in città. È un posto speciale, chiunque lo sa. E forse puzza male. Adoro il fatto che canta come una principessa Disney, però in mezzo all'etamaio dell'inferno. Salve, signore! Vattene a fanculo! Torture e tormenti, qui mi scioglierò. Uguale alla Bella e la Bestia. Io ti inculerò. Oh, io farò il mio dovere, ti taglio zero. Quanta crudeltà. È una merda stare qua. Se mi dimostro che un demone può anche scegliere. Non so se il piano riuscì. L'inferno si può redimere. Io so che è possibile. Nessun angelo ha pietà. Anima sola in difficoltà. So che può rinunciare alla malvagità. Se mio husband dalle sue porte aprirà, l'inferno cambierà e scoprirà la felicità. Cioè, praticamente lei vuole rendere abbastanza interessante, attraente l'inferno in modo che la gente scelga di andarci. Cioè, quindi migliorare l'inferno come posto. Se ami i porno show, sai che ti aiuterò. Oppure vuole renderlo meno brutto per i peccatori che non possono scegliere di non andarci. Comunque dovrò mettere un sacco di pause perché
il copyright credo che esploderà. Da questa atrocità si può fare, posso riuscire se il cielo mi ascolterà. Forse non sa che l'inferno cambierà. Ti perdi tu, troia. In mezzo a questa merda ci sarà felicità. Canzone figa. Permesso? Però. Permessa? Permessa? Inquietante. Oh, ok, ancora inquietante. C'è nessuno qui? Che c'è? Porca troia! Ciao! Che accoglienza! Sono Charlie e mio papà ha voluto che venissi io all'incontro. Sì, lo so. Ok, beh, è un piacere conoscerti. Figurati, è un piacere anche per me. Questi vengono dal paradiso. Sono gli ambasciatori del paradiso. Fatta, cazzo! L'hai visto, cazzo? Credi che sarei sceso qua giù? Cioè, adoro l'atmosfera, assolutamente. Mi piacciono i tuoi motivetti. Piuttosto spinti, cazzo, a non offenderti. Ma è una tale fregatura, diamine! Tutto qua giù è talmente... Mi spiego? Grazie. C'è un progetto a cui sto lavorando, di cui voglio davvero parlarti. Ehi, vacci piano, abbiamo tempo. Che ne dici se ci conosciamo un pochino? Ti andrebbe uno spuntino? Hai fame? Ci penso io. Ecco il mio piatto preferito, lo adorerai. Grazie. Me li immaginavo più gentili, gli ambasciatori del paradiso. Che figura di cazzo, cazzo! Allora, Charlie si sta occupando di qualcosa di molto importante. Mentre lei è via, noi faremo una nuova pubblicità. Una che rappresenti la sua visione e che cosa stiamo facendo qui. Ci serve una macchina da presa, Alastor? Una videocamera. Avanti, facciamolo! Benvenuto all'Aspin Hotel. Come posso esserle d'aiuto? Sono stato un po' troppo monello e mi serve un paparino grande e forte per rimettermi al mio posto. Sul cammino verso la redenzione. Ah, coraggio, vabbè, vieni. Può andare. Oh, sì. Nel posto giusto. Title of your sex tape. Stop. Ok. Sono quasi gatto, ma come attore sono un cane totale. Potremmo buttarla sull'improvvisazione, gattone. Scandiamo. Tu lo sai chi sono io. Io sono Adamo, merda. Sono il cazzo originale. Tutti i cazzi discendono da me. Pensi di preferire il cazzo del batterista? Nemmeno per sogno. Io sono il cazzuto capo dei cazzi. Lui è Adamo? Che bella scopata. Tu che fai nel weekend? Aspetta, tu ti chiami Adamo? Come il primo uomo, Adamo? Ciò significa che tu... Beh, la storia era chiara, te l'ha raccontata molto piena di dettagli. Lo so, cazzo rock and roll. Beh, Adamo, signore, signor Adamo, signore... Chiamami capo dei cazzi. Adamo, tu sembri uno in gamba, beh, un tipo onesto. Uh-huh. E io so che tu sei il capo degli angeli e che tu sei un grande pensatore, un rivoluzionario, un genio. Insomma, parole tue, piccola. Adoreresti mettere il tuo nobile marchio. Porco mondo, adoro marchiare la roba, specie col cazzo. È la soluzione al nostro problema più grande. Ah, l'herpes, sì, è una merda. No, l'altro nostro problema più grande. Oh, quando ce l'hai moscio? La matematica, il riscaldamento globale. No, quello è il problema della Terra. Perché in ogni rappresentazione di Adamo lui fa sempre la parte del coglione? La tua battuta è? Abbiamo le camere più pulite, ok? Capito? Azione! Mia sorella, una cosa devi dire. Stop! E com'è venuta? Beh, Nifty, devi dire sul serio la battuta, allora giriamo di nuovo. Ok! Azione! Lei la vive la battuta, non la dice. Vai alla grande, vaggina. Stop! Sembra che tu abbia qualche problemino. Oh, stependeo, perché sei ancora qui? Per divertirmi. Io sono venuto qui perché adoro vedere salve anime sbattersi per ottenere un anelato successo e poi vederle fallire in modo eclatante. Come stai fallendo tu adesso, bel tonfo? Ed ecco Alastor, l'egocentrico pezzo di merda secca. Non provarci mai più, mia cara. Questa faccia è radiofonica.
Non me ne frega di chi o cosa sei. Tu alloggi qui e farai in modo che funzioni. In fondo non è così divertente divertire in un hotel vuoto, vero cazzone? Giusta osservazione. Allora senti, facciamo un patto. Sto tizio è strano forte. Non credi così scema fare un patto con un demoniaccio come te? Non c'entra l'anima, è un innocente patto. Tu non mi coinvolgerai mai più con l'orrida e sciocca tecnologia televisiva, mai più! Altrimenti finirai nel nulla assoluto! Scegli tu! Coraggio, Bendy! Facciamo una pubblicità, cazzo! E quando la porti fuori per la quinta volta, quella pretende che le paghi il conto. Sveglia, ciccia! Le femmine non valevano la parità! Il nostro comune problema del sovrappopolamento all'inferno! Oh! Quello non è un problema! È tutto sotto controllo, Lut! Quanti demoni hai accoppato quest'anno? 275 quest'anno, signore. 275? Wow, cazzuta! Lavoro meraviglioso, zinne, assassine, pugnette! No, è un dramma! Quello è il mio popolo! Tu lo sai, vero? Oh, sì... Deve essere una sfiga per te! Ma si tratta di anime, umane, esattamente come quelle che avete su in paradiso. Non sono le stesse. Hanno avuto la loro occasione e si sono meritate la dannazione. Sbagliate. Scusate, ma una volta che mandano le truppe ad ammazzare, a sterminare quella dell'inferno, le anime che fine fanno? Sono già morte? Vengono annullate? I peccatori hanno commesso errori, certo, ma chi non fa errori? Gli angeli non fanno errori. Lo credi davvero? Non lo credo, lo so. L'anima, c'è Adamo che è un errore vivente. L'unica ragione per cui sei ancora qui è perché Papino ha dato a te e alla tua stirpe infernale la grazia dalla lama di un esorcista. Cosa si prova a valere meno di niente? Ops, quasi finito il tempo, credo che dobbiamo venire al dunque. Cazzo! Ho tanto da dire, il tempo stringe, siccome ho avuto la sensazione di non essere ascoltata con attenzione, ecco riassunto. Siamo troppi all'inferno. Un'altra canzone. Non lo so, qui non c'è alcun ritegno, così non si può. Ma c'è ancora speranza, li rieducherò al mio husband hotel. Scusate, ora vi spiego meglio, ecco lo sterminio. Ci sarà la felicità. Ho sentito abbastanza, anche troppo per me. Okay. Vorresti mandarli tra i cieli perché vuoi dannati più felici per l'eternità. Ma dolcezza il loro fato non cambierà. L'inferno è per sempre, che a te piaccia o no, e le porte sono chiuse, perciò li punirò. Perché tutto è bianco e nero, togliamoci il pensiero. Vivranno nel tormento e poi li sterminerò. Io dovrei perdonare creature così. Chi ha peccato è dannato e non cambierà. Ma Adamo è un peccatore. È il primo peccatore, cioè... C'è da dire che penso anche a me. Sono un angelo retto e ubbidiente. Ma sterminarmi è divertente. C'è da solo, baby. Questo è l'inferno, che a te piaccia o no, e le porte sono chiuse, perciò li punirò. Perché tutto è bianco e nero, togliamoci il pensiero. Vivranno nel tormento e poi li sterminerò. Cazzo sì! Amore, cala la tua attenzione, ti darò un'informazione. Noi vogliamo anticipare lo sterminio di quest'orda infame. Un altro? Malino. Come è andata? Hanno ascoltato? Ascoltato? Diciamo sentito. Oh, vieni qui, abbiamo qualcosa di emozionante da farti vedere. Ne avete fatto uno nuovo? Sì, una delle mie migliori interpretazioni. E se lo dico io in persona? È meraviglioso. Shh, sta cominciando. Benvenuti all'Aspen Hotel. L'ambasciata del paradiso ci ha appena comunicato che il prossimo sterminio sarà notevolmente anticipato. Sai che significa, Tom? No, che significa, Katie? Che ce l'hanno messo nel culo con classe! Perché? A
Abbiamo trovato il corpo, signore. Non erano mai riusciti ad uccidere uno di noi prima. Non ci resta che scendere laggiù e annientarli. No, no, non possiamo rischiare che intuiscano. Ma tranquilla, quando torneremo non lascerò vivo nessun demone capace di farci un altro scherzo così. Ma non capisco una cosa, perché non risolvono il problema alla fonte? Cioè, nel momento in cui le anime vanno all'inferno, perché non le ammazzano direttamente invece di mandarle all'inferno? Cioè, no, non capisco. Comunque, sembra caruccia come serie, le canzoni sono orecchiabili, la seconda è stata pure più figa, cioè, sono belle, dovrei sentirle anche in originale. Però non lo so, come al solito aspetto almeno la seconda puntata per farmi un'impressione, perché dalla prima, nella prima si presentano sempre solo i personaggi, quindi... non tanto si capisce. Nella prossima vi dirò se mi sta piacendo. Se voi volete che la serie continui, ovviamente lasciate like e mettete un commento sotto per farmi sapere che ne pensate. Non dimenticate di iscrivervi al canale prima di chiudere e io vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video e ci vediamo nella prossima puntata.